Scopri Milano, un viaggio alla scoperta di un territorio e delle sue tradizioni. In studio con voi, Marco Balsamo. Anche lui nato per caso in via Glu. Oggi siamo qui con il Crola, per dirla alla milanese, dell'antica credenza di Sant'Ambrogio, per parlare di proverbi e di modi di dire. Buon dì, Crola. Buon dì a tutti. Non potevamo non cominciare la serie dei nostri proverbi, modi di dire meneghini, che partendo dal principale simbolo religioso e non di Milano, vale a dire il Notre Dame. La nostra cattedrale è un capolavoro tardogotico, iniziata da Simone da Orsinigo nel 1386. Ma cosa si intende per targo gotico? La parola gotico non deriva, come si potrebbe pensare, dai Goti, popolo comparso circa 1000 anni prima, ma dall'espressione argotic. Come tutti sanno, la parola argot in francese significa gergo e argotic è l'aggettivo corrispondente, inteso quindi ad indicare che questo stile ha un linguaggio diverso, particolare, quindi un vero e proprio gergo. Molti invece, fraintendendo, hanno diviso la parola in due, interpretandola come art gothic, cioè arte gotica. Il nostro Duomo, dedicato proprio a Maria, è famoso anche per la sua Madonnina, una statua di metri 4,16 composta da 33 lastre di rame sbalzate e dorate, sorrette oggi da uno scheletro in acciaio inossidabile, posta in cima al Duomo nel dicembre del 1774. Pochi sanno però che un'altra Madonnina si trova anche sul vecchio palazzo della regione Lombardia, il Pirellone, come a significare il primato e la protezione del potere spirituale e temporale. Questa importante statua è stata anche fonte di ispirazione per numerosi artisti, tra cui vale la pena ricordare il napoletano Giovanni Danzi e il milanese Nino Rossi, autori rispettivamente di due significative canzoni, O mia bella Madonnina, forse la canzone più nota di Milano, e ai So Dusentan, dedicate ai primi due secoli di vita della nostra protettrice. Il cabarettista pugliese Walter Valdi, autore del monologo in milanese Epur mi disi, nel quale descrive la vita frenetica che si svolge sotto i nostri occhi, da lei fatta partire con un ipotetico colpo di pistola e responsabile del nostro stile di vita. Difatti nella canzone lui dice proprio: la Madonnina la tira un colpo in aria e la dal via, e niente come cur. E per finire il poeta Vespasiano Bignami, che l'ha immortalata nella sua O Madonna in durata del Don. Sperando di non avervi annoiato, vi rimando alla prossima puntata. Se vedum e sui alleger! Grazie Crola, alla prossima!